Buonasera, buonasera a tutti voi. Queste luci sono accecanti, non vi vedo come le altre sere qua stasera. Adesso va molto meglio. Comunque un abbraccio a tutti voi, davvero siete straordinari. Volevo cominciare, anche perché non voglio togliere del tempo ai nostri candidati stasera che interverranno, e quindi voglio lasciare il massimo del tempo per i loro interventi. Io volevo cominciare con una battuta che è attribuita a molti personaggi, che riguarda un po' la bugia, no? Diceva Churchill che non si dicono mai tante bugie come prima del voto, durante una guerra e dopo una partita di caccia. Ma stavolta a Turi credo che si sia superato ogni record di bugie. A me sembra proprio di trovarmi nel Festival di Sanremo della bugia. Cioè, non vorrei che Turi poi collezionasse questo primato. Credo che si sia davvero superato proprio il limite di guardia. Anche mi è capitato di fare qualche considerazione poche ore fa attraverso un post su una bugia legata appunto al fatto che noi saremmo contrari all'organizzazione di eventi e che boicotteremmo tutti coloro che avranno o avrebbero intenzioni di promuovere il marchio Turi. Ma quando mai? Ma se Turi è diventato un mortorio, se Turi è un camposanto, se Turi è un cimitero che vedono tutti, ma di chi è la colpa? Cioè il contrario, cioè è proprio un ribaltamento della verità. E poi consentitemi un'altra piccola chiosa su una strana idea della legalità. Cioè, mi è capitato di ascoltare un brano dell'intervento della sindaca a proposito del fatto che secondo lei noi non rispetteremmo la legalità, pur parlando sempre di legalità. Ma lei ha idea di che cosa è la divisione dei poteri? Sa che significa la divisione? Ma un sindaco non può mai pretendere, chi ha un compito amministrativo, un compito gestionale, un compito elettivo, non ha nessun potere, tra l'altro lo suggerisce il buon senso. Non tocca a lei stabilire se una cosa è legale, una cosa non è legale. Questo significa avere una concezione proprietaria, patrimoniale del bene che uno si trova a dover amministrare. Ed è davvero sconveniente sentire dire questi concetti, perché credo che rappresenti una regressione culturale molto molto grave. Che cosa si insegna ai ragazzi? Questa confusione di poteri, dobbiamo insegnare questo. Ma la divisione dei poteri è la premessa di ogni democrazia. Violentare questo concetto significa farsi beffe della democrazia, ed è davvero grave sentirselo dire da chi ha avuto per 5 anni questa responsabilità in un paese come il nostro. E chiudo qui, e riferendomi proprio all'inizio di questo mio breve intervento introduttivo, qui ho con me Teresa De Carlis, manager culturale, e lei è un po' la testimone, credo, più autorevole, più attendibile, più credibile di quello che ho detto poc'anzi. Vale a dire, ma chi ha mai pensato di poter mettere la museruola alle idee, alle proposte, alle iniziative promozionali, comprese le feste, le giuste occasioni di incontro e di promozione culturale, artistica, spettacolare del paese di Turi? Lei, quando ha avuto questo compito, quando si è occupato di questo ufficio, lo ha fatto in maniera straordinaria, in maniera encomiabile, che io qui glielo voglio riconoscere. E poi la cosa che mi ha colpito di lei è l'entusiasmo. E sapete che cosa è l'entusiasmo? L'entusiasmo è la base di ogni progresso. Buonasera,
Buonasera a tutti voi, cari concittadini presenti. Faccio un brevissimo preambolo. Altrimenti dall'altra coalizione dicono che perdiamo tempo a parlare dei nostri curriculum per giustificare il fatto che noi invece vogliamo fare i fatti per Turi. Vi siete mai chiesti perché ci dobbiamo occupare di cultura? Vi siete mai chiesti perché dobbiamo occuparci del nostro patrimonio culturale e dei beni culturali presenti sul nostro territorio? E perché è tanto importante applicare la gestione al nostro patrimonio culturale diffuso su tutto il nostro territorio? Ebbene, il nostro Peppino lo ha già accennato. Io sono laureata in management dei beni culturali e ho deciso di specializzarmi in questa disciplina perché ho avuto modo in questi anni di collaborare con diversi enti, con diverse pubbliche amministrazioni e ho potuto notare di quanto il nostro territorio sia carente di determinate figure professionali. Ebbene, il termine management in italiano lo possiamo tradurre con il termine gestione. Applicare l'approccio economico-gestionale al nostro patrimonio culturale è indispensabile e lo è per due ragioni. Perché noi riteniamo che il patrimonio culturale ne abbia bisogno, ma soprattutto perché riteniamo che gli esperti del settore debbano possedere determinate competenze che ci consentono non solo di parlare di tutela, di conservazione, ma soprattutto di pronunciare quella parolina magica che è valorizzazione. Quella valorizzazione che spetta agli enti di prossimità, ai territori, lo dice il codice per i beni culturali. Ma saper gestire significa non solo avviare le attività di salvaguardia e di valorizzazione, perché il nostro patrimonio culturale è lì, non possiede una sua voce. Siamo noi a dover fornire una voce al patrimonio culturale, perché da solo non è in grado di trasferirsi, di trasmettere il proprio valore. Siamo noi a dare una voce al patrimonio culturale. Saper gestire significa soprattutto e principalmente programmare e gestire i servizi al pubblico, i servizi aggiuntivi, perché è quello che fa la differenza. Il nostro stock culturale è lì, non ce lo toglie nessuno, ma quello che fa la differenza sono i servizi. Ma io posso farlo anche senza microfono, Cioè se mi boicottate. Prova. E c'ha ragione il nostro candidato sindaco, abbiamo problemi di microfoni qui, No, si sente. No, ora. No. È questo? Mi sentite ora? Peppino, questi due minuti me li devi far recuperare? Grazie. Ma soprattutto saper gestire significa colmare un divario tra territori, tra siti culturali molto attrattivi, molto conosciuti e quelli totalmente sconosciuti. È su quello che noi dobbiamo lavorare,
su quei siti, su quei territori totalmente sconosciuti, non attrattivi. La nostra sfida è portarli sullo stesso livello. Ebbene, cari concittadini, io ho pronunciato due parole: gestione, gestire, programmare, pianificazione. Ritenete che sono termini conosciuti dal sindaco Tinaresta e dalla sua amministrazione uscente? Voglio sentirvi più forte. Ah, ora sì. Scusate, ma devo voltare pagina. Sapete, cari concittadini, un altro tema che a me è stato molto a cuore, di cui mi sono occupata a spada tratta in questi anni, è stato il tema del marketing culturale. Un tema centrale, fondamentale per lo sviluppo della nostra amata Turi. Centrale nella definizione di marketing culturale è il tema del valore. Da un lato dobbiamo comunicare il nostro patrimonio culturale ai cittadini creato. Che cos'è il valore? Il valore è una utilità. Io creo valore se faccio qualcosa di utile. E questa utilità può essere sia tangibile che intangibile, così come lo è il nostro patrimonio culturale. Sapete, a più riprese anche durante i consigli, ho dovuto spiegare che cos'è il marketing. Il marketing è una funzione neutra di interfaccia tra l'azienda e l'impresa e il mercato. Al centro ci sono i consumatori. Nel nostro caso, tra il nostro territorio, il nostro comune e il mercato. Al centro ci sono i fruitori, i cittadini. Il marketing lo dobbiamo intendere un po' come una cassettina degli attrezzi. È uno strumento al servizio degli obiettivi strategici di un'amministrazione, di un territorio. È al servizio della mission che un territorio, che un'amministrazione si prefissa. Perché io dico che il marketing è una funzione neutra? Perché dipende dall'uso che ne si fa del marketing, se è un uso positivo o un uso negativo. Ebbene, alla luce di quello che vi ho detto, cari concittadini, voi ritenete, abbiamo avuto un assessore al marketing territoriale, voi ritenete, alla luce di quello che vi ho detto, che abbia prodotto un valore? Ritenete che abbia prodotto una utilità? Turi in questi ultimi anni è stata totalmente invisibile. E ora entriamo ai fatti, che so che volete sentire un po' di fatterelli. È stata totalmente invisibile, talmente tanto invisibile che quando si sono organizzati tavoli tematici, tecnici di grande importanza, di rilevanza in tutta la regione Puglia, un annetto fa, parliamo degli stati generali della cultura e del turismo organizzati dal comune di Alberobello, dove erano presenti ben 11 comuni per affrontare una serie di strategie da mettere in campo per i nostri territori, per i fondi che giungevano dal PNRR, dove si è parlato di trasporti, di mobilità per i turisti. Ebbene, il comune di Turi, indovinate un po', non è stato neppure preso in considerazione, perché siamo invisibili. Vi porto ancora un altro esempio. La Borsa Internazionale del Turismo, che si tiene ogni anno nel mese di febbraio a Milano, una delle fiere turistiche più importanti. Ebbene, il comune di Turi è stato invitato
allo stand della Regione Puglia era presente Comune di Turi ad intervenire durante le convention? E indovinate un po', provate voi a rispondere. Brava, erano assenti. E durante la sagra della ciliegia mi è stato fornito un assist che io ho colto subito, perché erano presenti un assessore del comune di Conversano e un esponente delle grotte di Castellana Grotte. E subito mi è tornato alla mente, come una pellicola riavvolta, che la prima ad aver collaborato con le grotte di Castellana è stata la sottoscritta quando ha ricoperto il ruolo di assessore alla cultura. Quelle stesse grotte di Castellana che nel mese di ottobre, la mia collaborazione è iniziata prima, mi hanno invitato gratuitamente, hanno invitato il comune di Turi gratuitamente alla fiera turistica TTG di Rimini. Per la prima volta il comune di Turi è stata presente alla fiera TTG di Rimini. Gratuitamente, a costo zero, se non il materiale turistico, che dovrebbe essere il minimo di cui un comune dovrebbe dotarsi per partecipare alle fiere. Il minimo. Dopo di me il nulla. La desolazione. Quanti di noi, mi chiedo, hanno invidiato i comuni vicinori per la programmazione dei cartelloni degli eventi? Quell'invidia positiva. Quanti nostri giovani si sono mangiati le mani perché avrebbero voluto godere di quegli eventi nella nostra Turi? Ebbene, per la prima volta nel 2020 è stato il comune di Turi ad essere invidiato dai comuni vicinori. 2020, estate post-Covid, perché ancora non erano uscite le linee guida per effettuare gli eventi, non erano ancora ben chiare, ma sempre quel famoso assessore alla cultura, sempre io, stava già lavorando per la creazione di un cartellone degli eventi. 2 mesi di eventi quasi, 2 mesi, destinati ad ogni tipo di pubblico, senza distinzione. Parentesi, quando qualcuno dice: dov'era Giuseppe De Tommaso? Non l'abbiamo mai visto. Vuol dire che io ero l'unico ad averlo visto durante i miei eventi. Quando Giuseppe De Tommaso ha scritto un bellissimo articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, dove elogiava la sua Turi come uno tra i pochissimi comuni ad aver effettuato un calendario di eventi estivi, onorata di aver avuto a Turi rappresentazioni teatrali di compagnie che venivano dal Molise addirittura. E quando qualcuno oggi pensa di strumentalizzare tutto questo, ve lo dico io dov'era. Erano a casa, forse con il sindaco, perché io non ho avuto l'onore di avere il sindaco del comune di Turi durante i miei eventi. Una volta l'ho avuta, una volta. Sapete perché? Perché l'associazione Proloco la cito io, perché nessuno l'ha citata. Ha pregato il sindaco di partecipare ad un evento durante una sfilata di moda. L'unica volta che ho avuto il grande onore di averla ai miei eventi estivi, perché era a casa a boicottare quegli stessi eventi, perché l'assessore De Caroli si andava annientata, doveva apparire incapace agli occhi delle persone. È una vergogna.
qualcuno deve cavalcare l'onda del Covid. Ed è veramente imbarazzante farlo. È imbarazzante, perché la beneficenza si fa in silenzio. Il resto è palcoscenico. Dove stava il sindaco quando è stata organizzata una serata per ricordare le vittime del Covid? Con la banda cittadina. Ve lo dico io quale sarà la sua risposta. Non stavo bene. Alzo le mani per le questioni di salute. Ma ha 5 persone in giunta. E il resto sono consiglieri. Ma sapete, a mettere le pezze a colori sono bravissimi. Loro funzionano come i vasi comunicanti, no? I gemelli siamesi. Sta male uno, stanno male tutti. Quindi se qualcuno avrebbe dovuto cavalcare l'onda del Covid, quella dovevo essere io. Non mi è stato permesso di lavorare. Ho ricoperto il mio ruolo di assessore solamente per 7 mesi. Quindi ditemi voi, chi si deve lamentare del Covid? Ebbene, come potevo io accettare tutto questo? Come facevamo noi ad accettare tutto questo? Chi ha una mentalità gretta, chiusa? Lo ha detto lei, lo ha detto lei! Giuseppe De Tommaso in un confronto ieri. Giuseppe De Tommaso ha un orientamento verso la regione, verso l'Italia, verso l'Europa. Io al massimo vedo il comune di Turi, il comune di San Michele, ho paura a citarlo. Ah no, ma non devo avere io questa paura. Il comune di San Michele, il comune di Acquaviva. Beh, secondo me il comune di Turi lei non lo vede proprio. Perché altrimenti si renderebbe conto delle condizioni. Per non parlare del comune di San Michele. Ma magari guardasse il comune di San Michele, perché negli ultimi anni è stato un esempio virtuoso. Sto per concludere. Vi chiedo solo qualche altro minuto di attenzione. Altro punto. Io le consiglierei, sindaco, non uscire fuori dal perimetro di Turi, soprattutto verso San Michele, perché rischia di essere linciata. Rischia di essere linciata. Ha detto sempre ieri durante un confronto, io non ho le conoscenze di Giuseppe De Tommaso. Un sindaco uscente. Io mi sarei dimessa mesi fa. Non mi sarei ripresentata. Un sindaco che ha avuto in giunta, in consiglio, nella sua maggioranza, 3 esponenti di CON, della lista civica del presidente della regione Puglia, di cui il vice sindaco, un assessore e una consigliera. Turi sarebbe dovuta essere il diamante, la perla, il pupillo della regione. Essere trattati con i guanti d'oro, magari. E invece noi non contiamo nulla. Lunedì sui giornali, l'inaugurazione di un monumento bellissimo a Vignola, sulla ciliegia. A Vignola. Non contiamo niente al nord, ma non contiamo niente in Puglia, in provincia, dove il comune di Conversano da anni fa i tavoli plenari sul marketing, sulla valorizzazione della ciliegia. Tra qualche giorno il comune di San Michele, con l'assessorato alla cultura, con i presidenti delle commissioni, con ospiti illustri. E il comune di Turi assente. Non contiamo niente. Ebbene, avrei tanto da dire, ma devo chiudere. Amministrare, governare, cari concittadini,
significa solamente gettare un po' di asfalto. Giusto, giustissimo. È un diritto di voi cittadini avere un asfalto fatto a regola d'arte, senza i crateri, che non procuri danni a cose e persone. Non è panem et circenses, quello che avveniva durante l'impero romano. Pane, giochi ludici, fumo negli occhi per la campagna elettorale. E non mi venissero a dire che non è così, come la figura di Don Giovanni Cipriani che si sbandiera solamente sotto la campagna elettorale. Peccata, sempre quel povero assessore alla cultura, sempre io, che si è sgolata a dire sindaco una sede per la banda cittadina, non per fare i panzerotti. Poi ci organizziamo anche per quelli, eh? Per fare le prove, per fare le prove. O amministrare soprattutto trasparenza, legalità, democrazia, rispetto dei patti, rispetto dei patti. Sì, i fondi del PNRR li abbiamo presi, statistiche di questa mattina, nettamente inferiori agli altri comuni, ma tanto troveranno una pezza a colori anche per questo, eh? Aspettate, work in progress per la pezza a colori. Cosa hanno fatto se non tassare i cittadini? Perché l'ha chiesto la Corte dei Conti. L'ha chiesto la Corte dei Conti. E voi cittadini, le file fuori dal portone del comune per avere spiegazioni. Ancora in periodo Covid. Dov'è la democrazia? Un sindaco che decide di sciogliere delle commissioni consigliari che solo il consiglio comunale poteva sciogliere per un capriccio, perché la presidente, la consigliera Susca, aveva fatto un comizio, due erano le commissioni, la commissione Gramsci, soldi mandati indietro, altro che dicono finanziamenti, altri tanti ne abbiamo mandati indietro, e la commissione agricoltura, mai saputo nulla sulla commissione agricoltura. Rispetto dei patti, devo fare delle scelte, perché devo chiudere, mi dice di chiudere. Rispetto dei patti, buttati all'aria. Abbiamo sottoscritto un documento, io, la consigliera De Florio, il professor Resta, come tutta la compagine di maggioranza, affinché potesse partire quell'amministrazione. E noi siamo stati considerati zero, fazzolettini da naso, presi e buttati. Chi deteneva la maggioranza elettorale? Chi deteneva la maggioranza elettorale? Perché era una donna che voleva governare da sola, con i due o tre assessori, chiusi in quel palazzo opaco. Cosa che noi abbiamo denunciato dal primo giorno, dal primo giorno. Tutto buttato all'aria, tutto buttato all'aria. Perché lì vigeva la regola. Signor sì, signore, guai a pensarla diversamente da lei. Tutti allineati, nessuno con un'idea critica. Nessuno. Dov'è il finto buonismo del sindaco che traspare esclusivamente sui social? Perché il volto del sindaco resta, è quello che abbiamo visto sulla 7, di chi sbatte le porte in faccia ai giornalisti, di chi urla contro i giornalisti. Un sindaco che è stata capace di lanciare una delibera sull'estate turese, la famosa estate turese, in faccia al proprio assessore alla cultura. Queste cose voi dovete saperle, dovete saperle, perché poi non potete venirci a dire non lo sapevamo. Questi sono fatti, era presente una persona esterna all'amministrazione. Chissà quale pezza a colori metterà. Ebbene, parlano
ultimissimo punto, parlano di Turi Green, Turi Verde, la riqualificazione di via La Quacquera. Ve lo dico io, perché è stato avviato il progetto di Turi Green, di via La Quacquera. Perché il professor Onofre Oresta ha battuto i pugni sul tavolo. È venuto ad una riunione con un apparato fotografico e ha imposto all'assessore dell'Aira, battendo i pugni, mostrando quell'area inguardabile. Turi Green, Turi Green, questa è la verità, questa è la verità. Turi Green che cosa? Con una villa che è uno scempio. Parlano di destagionalizzazione. Con una villa, con un verde che sistemano a malapena durante la sagra e durante la festa patronale. Cosa facciamo vedere ai turisti? Ebbene, ora i fatti li sapete, così come il finanziamento sugli stagionali. Non è che il finanziamento cade dal pero. Sono stati loro a partecipare al bando, hanno compilato un bando per avere il finanziamento e poi si permettono di girare la frittata. Sono bravissimi, ma a noi piace dal verso giusto e si permettono pure di mettere in bocca al nostro candidato sindaco delle parole chiare, chiarissime, manifeste. Hanno candidato loro 3-4 aree al finanziamento. Loro non siamo stati di certo noi, segnando 250 lavoratori stagionali. Ora ci vengono a dire dai palchi che sono 800. Mettetevi d'accordo! Poi si permette di dire al nostro candidato sindaco, Peppino, devi riunire i tuoi. Mettetevi d'accordo, sono 250 o sono 800? Mettetevi d'accordo, perché non è plausibile. Ebbene, ora i fatti, gli atti, li sapete. L'8 e il 9 di giugno dobbiamo portare questo paese alla rinascita. Dobbiamo dare nuovo slancio a questo paese. Dobbiamo tutti insieme, con la forza delle idee, il cuore nelle scelte, barrare il simbolo Tu rivolta pagina con Giuseppe De Tomaso sindaco. Grazie per la pazienza. Peppino, non mi lasciare. Grazie, grazie a Teresa, grazie tante per la passione civile che voi avete notato. Lei è davvero è stata straordinaria nella ricostruzione di quello che è accaduto, non solo per quanto riguarda il suo settore. E qui accanto a me ho l'onore di presentarvi un ragazzo davvero straordinario che è Giacomo De Michele, ingegnere, imprenditore agricolo. Io dico solo una cosa, quando mi chiedono, mi hanno chiesto spesso, una volta mi chiamarono al GR, alla radio, dico, qual è il problema del Sud? E io proprio ebbi così mi venne spontaneo dire, troppi faccendieri e pochi ingegneri, questo è il problema. Anche a Turi molti faccendieri e pochi ingegneri. La risoluzione invece è dare spazio agli ingegneri, ma non solo perché ingegneri, ma a tutti coloro che come gli ingegneri si fondano e fondano il loro successo sull'ingegno. E noi nella nostra squadra ne abbiamo tutti così. Buonasera a tutti, grazie per la parola, ringrazio tutti per la vostra presenza. E oggi vorrei parlarvi delle mie idee, dei miei progetti futuri, se dovessimo vincere e mettere a disposizione per... Dobbiamo vincere, giusto? Esatto. Voglio partire dalla parola ingegnere, che il termine deriva da ingegno, ovvero la capacità di risolvere i problemi, applicata anche ad altri settori. Ed è questo che è stato, diciamo, il termine che ho voluto utilizzare e applicare anche nel settore dell'agricoltura, come ha appena detto il candidato sindaco.
Vorrei raccontarvi una mia esperienza che ho avuto presso il comune di Turi. Frequentavo l'istituto geometra, il quarto superiore, parliamo del 2012. Era praticamente il progetto uno stage in cui io e altri miei amici dovevamo stare presso gli uffici e mettere ordine agli archivi. L'idea, il progetto era quello di digitalizzare tutto l'archivio e renderlo appunto facilmente leggibile. Ancora oggi, mi risulta da fonti certe, non è stato ancora fatto questo. Ora io vorrei coinvolgere anche i giovani che vanno via, scappano perché non trovano lavoro, parliamo anche di chi non è un professionista. Come vorrei farlo? L'idea è quella di integrare gli studenti durante il periodo scolastico e insediarli direttamente nel mondo del lavoro. Come può un'amministrazione fare ciò? Attraverso appunto stage o tirocini formativi. In questo caso il giovane che si approccia al mondo del lavoro, che entra nell'ufficio comunale e dà un contributo in base alle proprie potenzialità e alle proprie caratteristiche, quindi parlo anche in altri uffici oltre quello dell'ufficio tecnico, non farebbe altro che utilizzare degli strumenti che a lui sono di facile lettura rispetto ad altri anziani presenti o professionisti presenti all'interno. Contribuirebbe anche alla velocizzazione della digitalizzazione di tutti questi formati, di questi file che sono presenti, e non ci sarebbero più le code lunghissime che vediamo per accedere agli atti, per avere un documento, per iniziare una pratica. Il personale del comune giustamente si lamenta, dà le sue lamentere, e in questo caso, integrando i giovani nel mondo del lavoro, in questo caso anche nell'amministrazione, chissà un giorno il comune di Turi dovesse bandire un bando e un turista potesse partecipare, un ingegnere, un professionista, e non dover andare al nord a lavorare in città lontane dalla famiglia, lontano dagli amici, lontano dai parenti. Questa è un'idea che ha costo zero e i benefici li traerebbero tutti, partendo dai cittadini, alle imprese che farebbero velocemente i lavori e arrivando anche appunto ai giovani. Un'altra idea, passando al tema dell'agricoltura, che è un sogno quello di vedere Turi, gli agricoltori, tutti uniti in un'unica organizzazione, che possa essere una cooperativa, un OP, qualunque essa sia, però uniti con l'aggregazione, il confronto, escono nuove idee, escono dei programmi, cioè come si usa a dire, l'unione fa la forza. Oltre a questo che è essenziale, ovviamente il consiglio che do a tutti i giovani che si vogliono affacciare a questo mondo dell'agricoltura in maniera imprenditoriale è quello di innanzitutto unirsi, parlare, chiacchierare, confrontarsi, dal confronto escono nuove idee, escono delle soluzioni utili, insieme successivamente lo step è quello della valorizzazione del prodotto, come diceva anche il candidato sindaco in altri interventi, dobbiamo pubblicizzare questo prodotto che deve essere esportato in tutte le parti del mondo. Mi diceva, parlavi della Cina, che vedevi prodotti che magari erano tutti di origine di vignola, la ciliegia di vignola. Dobbiamo imparare dagli emiliani, no? Io in tutto il mondo mi è capitato di trovare sempre i prodotti emiliani e mi domandavo perché non ci fossero i prodotti pugliesi. Qual è la differenza? Cioè dappertutto. Tra l'altro qui arrivano anche mele dalla Nuova Zelanda, no? Qui arrivano anche a Turi, no? Ci sono i nostri. Quindi esiste quello che stai dicendo e quello che è il tuo proposito è assolutamente condivisibile, e noi dobbiamo fare questo perché stiamo in un piccolo grande mondo e quindi tutto è collegato e collegabile, ed è davvero strano che noi, che abbiamo anche delle eccellenze che sono presenti anche qui su questa piazza, in campo agricolo, in campo agroalimentare, noi dobbiamo stare a preoccuparci del perché, del per come, ma no, non è possibile, come insegnava Steve Jobs, cioè bisogna volere l'impossibile perché accada il possibile, altrimenti significa consegnarsi
non solo al declino, consegnarsi proprio alla regressione mentale, cerebrale, all'atrofia, all'atrofizzazione proprio di tutto, del sentimento, del cervello, della volontà, di qualunque atto possa significare una spinta personale e collettiva. Quindi questo è assolutamente un elemento centrale. Ovviamente aggiungo, se questo sogno si dovesse realizzare, magari tutti uniti, ci vorranno anche delle strutture per poter avere l'attrezzatura, e quindi mi collego anche alla zona industriale, che porterebbe benefici anche per i giovani, perché non solo l'operaio che non deve andare fuori paese, resta qui a due passi, c'ha il lavoro, anche i professionisti, i vari tecnici possono avere un ruolo fondamentale in questi progetti, che sono essenziali, perché io magari faccio il mio lavoro e cerco di farlo con impegno e bene, ma altri poi ci sono magari che hanno altre caratteristiche. Vabbè, comunque avrei altre idee, mi soffermo qui. Grazie per l'attenzione. Apprezzo anche l'atto di generosità di Giacomo De Michele, che ha visto anche, diciamo, la tirannia del tempo che proprio prosegue inesorabile, quindi devo presentare un'eccellente candidata, la dottoressa Teresita De Florio, anch'essa animata da grande passione civile, imprenditrice, soprattutto dotata di grandissima esperienza amministrativa, quindi mi affido a lei. Sì, ho pensato la stessa cosa. Buonasera a tutti. Sono Teresita De Florio, sono sposata, ho due splendidi ragazzi. Nella vita sono un'imprenditrice, prestata alla politica per passione e spirito di servizio. Vi è mai capitato di cimentarvi in quei quiz Trova l'intruso? Vogliamo farlo insieme? Nella nostra lista ci sono candidati che fanno politica da 30 anni. Nell'altra pure. Nella nostra lista ci sono candidati che si alternano, marito, moglie, nonno, nipote, bisnonno, nonna, nell'altra pure. Nella nostra lista ci sono persone che hanno cambiato casacca, passando dalla maggioranza alla minoranza, nell'altra pure. Nell'altra devono dare conto a qualcuno. Nella nostra lista noi dobbiamo dare conto solo a voi, perché siamo liberi. È vero, io e la dottoressa De Carolis, insieme al professor Resta, siamo passate dalla maggioranza all'opposizione. Stasera, ognuno per la parte di sua competenza, quella della dottoressa De Carolis l'avete già ascoltata, vi spiegheremo i motivi per cui abbiamo deciso di fare questa scelta, che non è stata semplice. E non ci sottraiamo al vostro giudizio, perché solo voi avete il diritto di giudicarci, sapendo come sono avvenuti i fatti. 5 anni fa ci siamo candidate e siamo state elette nell'altra lista. Alla sottoscritta è stata affidata la delega alla Polizia Locale. La mia azione è stata guidata esclusivamente dalla volontà di vedere applicati due principi costituzionali fondamentali per la vita democratica di una comunità: il principio di legalità e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Vi ricordate qualche anno fa quando, in occasione delle festività natalizie, è stato organizzato il villaggio di Babbo Natale? Bene, in quell'occasione, tra le diverse attrazioni, c'era anche una pista di pattinaggio. Per poter funzionare una pista di pattinaggio su un luogo pubblico, il titolare dell'impresa deve essere in possesso di una particolare licenza di pubblico spettacolo, rilasciata ai sensi del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza. Invece, dal 18 al 22 di dicembre, la pista ha funzionato senza nessuna licenza. E se in quei giorni ci fosse stato anche un minimo incidente, il sindaco avrebbe dovuto rispondere per responsabilità oggettive penali in quanto autorità di pubblica sicurezza. Ora vi chiedo, ma voi avreste fatto salire i vostri figli su una pista non a norma? Ma voi avreste fatto salire i vostri figli sapendo che non era sicura? Era più importante tenere quella pista aperta per evitare la brutta figura, oppure pensare di tutelare la sicurezza e l'integrità dei vostri figli? Loro hanno preferito tenere la pista aperta. Io non so se hanno un cuore, ma sicuramente non hanno agito con coscienza. Ancora, altra anomalia riscontrata sono state le procedure di gara. Oggi il sindaco afferma che le procedure sono importanti e l'avrà imparato nel 2024, perché a dicembre del 2021, in totale spregio del principio di programmazione che deve sottendere all'azione della pubblica amministrazione, sono stati effettuati ben 5 affidamenti diretti, tra cui l'acquisto di beni e servizi, tra cui l'acquisto del vestiario, dei droni. Peccato che per il principio di contabilità finanziaria potenziata non si possono assumere impegni a fine anno. Dovete sapere che i due droni sono ancora imballati perché non si possono utilizzare. Non solo, hanno anche stipulato un'assicurazione per responsabilità civile sui due dispositivi che risultano ancora imballati. Io vi chiedo, ma voi a casa vostra avreste comprato un oggetto sapendo di non poterlo usare? Io no, e sono sicura che neanche voi l'avreste comprato. Ancora, l'affidamento dei lavori di realizzazione degli attraversamenti pedonali, 6, sono stati affidati per motivi di urgenza, di economicità, di necessità, dal settore polizia locale piuttosto che dall'ufficio tecnico. Quindi la polizia locale affida i lavori senza programmazione, ma soprattutto senza progettazione ex legge necessaria per affidare quei lavori. E quando ho fatto notare l'incongruenza, mi è stato risposto che la stazione appaltante si avvarrà in sede di esecuzione della consulenza ed assistenza dei tecnici del settore lavori pubblici, al fine di garantire la corretta installazione degli attraversamenti pedonali rialzati nel rispetto di ogni norma di natura tecnica. Quindi, prima si appaltano i lavori e dopo si fanno i progetti. Al contrario, invece di progettare, prima si appaltano. E nonostante io
avessi fatto notare al sindaco tutte queste incongruenze e queste inadempienze, il sindaco non ha fatto nulla, non ha preso alcun tipo di provvedimento. È stata sorda alle mie segnalazioni. Ci ha pensato però la Corte dei Conti a vederci chiaro e a chiedere spiegazioni. E a questo punto mi sono chiesta che senso avesse continuare a tenere una delega quando, pur avendo informato il sindaco, nessun provvedimento era stato preso. Pensate che questa è una minima parte di quello che è successo. Addirittura una mia richiesta di accesso agli atti ho avuto riscontro dopo 16 mesi, quando devono rispondere entro 30 giorni. Mi piacerebbe chiedere a chi parla per deformazione professionale cosa pensa di chi non rispetta le regole. Mi piacerebbe chiedere a chi parla di deformazione per deformazione professionale cosa pensa di un sindaco che non rispetta le regole e si preoccupa che cambio la casacca. Io sono una donna elegante e la giacca me la cambio tutti i giorni e la cambio soprattutto quando si tratta di tutelare gli interessi di una comunità piuttosto che far finta di nulla per continuare a mantenere i propri privilegi, perché io non sono di Turin ma mi sento turese. Piuttosto che parlare di casacche, mi piacerebbe, e mi permetto, di rinfrescare le loro memorie che consapevolmente sono sbiadite. Il consigliere che parla ha forse dimenticato che in un comizio di 5 anni fa, nel suo primo comizio, aveva suggerito di lasciare l'auto e di utilizzare la bicicletta. Questo perché nel programma erano stati inseriti degli incentivi per le biciclette, incentivi che non abbiamo visto neanche col binocolo. Un'attività banalissima, quella degli incentivi utilizzati da altri comuni e città vicine a noi, che bastava soltanto copiare e realizzare. Ora, se hanno bisogno di altri 5 anni per copiare, mi chiedo, di quanti anni hanno bisogno per realizzare una loro idea, se mai ne avessero una? Il campo sportivo. Dovete sapere che il terreno di gioco era stato realizzato con dell'erba naturale e loro lo hanno arato, manco se ci dovessero piantare le patate! Ma questo hanno dimenticato di ricordarlo, hanno dimenticato di riferirlo. Ma ora è tempo di voltare pagina. Voltiamo pagina con Giuseppe De Tommaso, sindaco. Gli obiettivi della nostra lista, tu rivolta pagina, si inseriscono in un quadro di azione che producono il cambiamento partendo dal basso, dei cittadini. Il nostro primo obiettivo sarà quello di coinvolgere i cittadini nella protezione del nostro territorio, creando degli ispettori ambientali volontari comunali, al fine di tutelare il nostro territorio e il decoro urbano. Queste figure serviranno a potenziare i controlli contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti e a segnalare illeciti alla polizia locale. Altro obiettivo sarà quello del nucleo, costituire un nucleo di ascolto di polizia locale. Oramai è indubbio che la polizia locale è diventata il front office della cittadinanza, per cui secondo una programmazione settimanale a rotazione nei vari quartieri i nostri agenti svolgeranno un vero e proprio sportello di ascolto. Questo servirà a dare maggiore sicurezza nei vari quartieri, a segnalare eventuali criticità che ci sono nel loro quartiere, appunto.
uno speciale gruppo di ascolto potrebbe essere costituito anche per indicare ai ragazzi delle scuole medie e superiori, sempre insieme a degli psicologi, nel caso in cui ci fossero episodi di bullismo e di cattivo uso dei social. Il terzo obiettivo riguarderà l'ambiente e le imprese. Da qualche giorno è stato approvato il nuovo regolamento europeo. La parola d'ordine non sarà più riciclo, ma sarà riuso, soprattutto per i packaging dell'industria alimentare. Per questo ci impegneremo con le aziende ad organizzare per tempo i processi di conversione e faremo campagne di educazione ambientale nelle scuole con la polizia locale, con i ragazzi e con le aziende interessate. Altro obiettivo sarà quello di educare i ragazzi alla legalità, anche con un apposito progetto i mini vigili. Le nostre azioni di cambiamento saranno quindi rivolte soprattutto ai bambini, perché noi dobbiamo partire educando loro, insegnando l'amore per la propria comunità, per l'ambiente, il rispetto degli altri, praticando l'ascolto e il dialogo. Ma vi siete chiesti qual è la differenza tra la nostra lista e l'altra? Giuseppe De Tomaso è la differenza ed è abissale. Votate per noi. Turi ora può veramente cambiare. È lui la differenza. Non perdete questa occasione. Grazie. Grazie, grazie Teresita. La differenza siete voi. La differenza siete voi perché state verificando ogni sera qual è il livello della nostra squadra. Io sono veramente orgoglioso di essere il candidato sindaco di questa lista e devo dire per me tutti loro rappresentano una scoperta quotidiana, una scoperta serale e ne sono veramente fiero. Consentitemi una piccola digressione finale a proposito di un concetto o di una voce che mi è stata riferita a proposito di un intervento qualche ora fa in piazza Silvio Orlandi da parte di un candidato della lista a noi, alla nostra avversaria. Sono stato così accusato, mi pare di aver capito, di aver rifiutato un faccia a faccia televisivo presso gli amici di Detto Fra Noi, che io stimo tantissimo e che credo che abbiano già fatto chiarezza su quello che è stato riferito, nel senso che non ho rifiutato nulla, io avevo soltanto il dovere, perché avevo già rinviato più volte un appuntamento a cui assolutamente non potevo rinunciare, quindi dovevo essere a Bari perché avevo un impegno che già avevo dovuto spostare in altre giornate e quindi assolutamente stavolta non era più prorogabile. Quindi tutto qui mi sono, tra l'altro nella prima occasione in cui sarebbe stato possibile un faccia a faccia, l'attuale sindaco non si è presentata e probabilmente aveva dei problemi legati appunto al suo ordine di impegni giornaliero e io non ho detto nulla, quindi ho rispettato assolutamente con grande proprio convinzione, con grande sincerità quella che è stata la sua scelta, nel senso che probabilmente è stata impedita a poter partecipare a quel primo confronto. È capitato a me questa volta, tutto qui, ne abbiamo fatti altri, avete visto il confronto che è stato fatto ieri, vi siete fatti un'idea, insomma credo che sia stata più che chiara, no, la divaricazione anche di contenuti e soprattutto di intenti e di prospettiva che noi vogliamo offrire al Paese. Io la sintetizzo così: loro guardano al passato, noi guardiamo al futuro, scegliete voi. E poi chiedo sempre, ossessivamente, ripongo sempre questa domanda: si stava meglio 5 anni fa o si stava peggio 5 anni fa rispetto all'attuale situazione? Secondo me oggi si sta molto peggio, questo è il punto.